Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi parliamo di un volume DC Superman su nel cielo. Un volume particolarissimo pubblicato ovviamente da Panini Comics in Italia, ma che negli Stati Uniti ha una storia editoriale piuttosto complessa, ma ve ne parlerò dopo. Gli autori sono Tom King e Andy Kubert, che probabilmente conoscete già. È un volume ovviamente cartonato come il 90% dei volumi Panini, costa 21 euro e contiene tutti e sei gli episodi della miniserie Superman Up in the Sky. Fra l'altro, sì, lo so, in genere mi dei troppi cartonati, in questo caso è finalmente comprensibile, ne vale la pena, però siccome mi piace parlare male di Panini, trovo abbastanza brutta il fatto che le testate DC abbiano questo blu sopra e sotto e azzurre qua. Si nota a malapena la differenza e sinceramente sta male. A questo punto valeva la pena farlo tutto blu o scegliere per questa copertina un altro colore. Ma vabbè, chi sono io in fondo per discutere con il grafico Panini? Una persona con gli occhi? Sì, esatto. Comunque, perché è particolare la storia editoriale di questo fumetto? Inizialmente è stato pubblicato negli Stati Uniti in una pubblicazione distribuita soltanto nei Walmart, che sono tipo dei supermercati americani, intitolata, se non sbaglio, Giant Superman, che conteneva, oltre a questi episodi, una serie di storie già edite, ristampate. In seguito è stata ripubblicata nei 6 episodi che trovano spazio in questo volume e distribuita normalmente nelle fumetterie americane. Da noi ovviamente è arrivata direttamente in cartonato, come è giusto che sia. Altra particolarità, questo volume ha una storia editoriale molto simile a quella di altri due volumi presentati da Panini recentemente, ovvero Batman Universo e Wonder Woman Torna da me. Anche quelle sono state pubblicate in albi giganti dei Walmart e poi ristampate in miniserie autonome. La cosa particolare, però, rispetto a Batman Universe e presumo anche a Wonder Woman, che però non ho letto perché non mi interessa particolarmente, è che se la storia di Batman era fondamentalmente dai toni leggeri, una sorta di grosso omaggio alla vecchia serie The Brave and the Bold, questa invece è una storia molto complicata, complessa, particolare e decisamente più matura. Ora, questo deriva ovviamente anche dall'autore, Tom King, autore dell'attuale run di Batman, che però non è apprezzatissima da tutti, ma anche di quel piccolo capolavoro di Mr. Miracle, di cui tra l'altro vi ho parlato in un precedente Colazione a Fumetti. I disegni invece sono del grandissimo Andy Kubert, non ha bisogno di particolari presentazioni. Figlio di Joe Kubert, fratello di Adam Kubert, ha illustrato praticamente di tutto ed è sicuramente uno dei più apprezzati autori moderni USA. Di cosa parla questo fumetto? Anche qui, inutile ribadirlo, è molto particolare. 6 episodi, ma 12 capitoli. Ogni storia è divisa in due e ogni singolo capitolo è fondamentalmente una mini storia quasi autonoma, nel senso che sono tutte storie dalla spiccata trama verticale, ma che comunque formano insieme una trama orizzontale importante e interessante. La trama fondamentalmente è questa: un giorno una bambina scompare, Superman si troverà gioco forza a dover indagare, scoprirà che la bambina è stata portata nello spazio e dovrà decidere cosa fare. È giusto per un personaggio della sua importanza, da cui deriva tutto il destino del pianeta, da cui spesso deriva la sorte del pianeta stesso, lasciare tutto per una singola vita? Ovviamente, se conoscete Superman, potete immaginare come andrà a finire, anche perché se no il volume finirebbe al primo capitolo. In ogni caso, seguiremo le sue avventure nello spazio, sbalzati qua e là per l'universo e anche lungo la linea temporale, in una serie di avventure che esploreranno sia l'universo DC che in particolare l'anima e i pensieri del nostro supereroe. Devo dire che fondamentalmente ci vorrebbe quasi un video dedicato a ogni singolo capitolo, però non voglio farvi troppi spoiler, ma c'è davvero di tutto. Ad un certo punto vedremo addirittura Superman insieme al sergente Rock, e qui è evidente la citazione che viene fatta al padre di Andy Kubert, Joe Kubert, che ha creato graficamente il personaggio e ne è anche uno degli illustratori più importanti e famosi. In ogni caso, fra le pagine troveremo sia personaggi noti che personaggi nuovi, gente del calibro di Darkseid, tutti i vari eroi più importanti della DC, da Flash a Lanterna Verde a Wonder Woman e ovviamente Batman, in una storia che mi ha sinceramente colpito tanto. In particolare l'episodio finale, quando ormai tutto è finito, la storia è arrivata alla sua conclusione, ma riesce a scavare nell'anima di Superman e forse un po' anche in quella del lettore. Nel complesso quindi un volume che vi suggerisco assolutamente di recuperare. È, devo dire, uno dei fumetti più interessanti che ho letto negli ultimi tempi. Non è ovviamente il classico fumetto di supereroi seriale, è un'opera decisamente più complessa e davvero, davvero mi ha stupito. Mi aspettavo più qualcosa di avventuroso, anche se effettivamente conoscendo Tom King e in particolare avendo letto il suo Mr. Miracle di cui parlavamo prima, dovevo aspettarmi qualcosa del genere. Davvero, complimentoni. Quindi, tutto rose e fiori.
forse ci sono delle cose che potevano essere approfondite meglio o comunque trattate in modo diverso. E sì, mi riferisco esattamente al capitolo in cui appare Darkseid, quello mi ha lasciato un attimino titubante, però devo dire che anche considerata come è nata la storia, che è stata pubblicata fondamentalmente per un grande pubblico generalista, tra l'altro, e la cosa mi stupisce ancora di più, devo dire, tanto di cappello. Quindi direi, con questo è davvero tutto, vi riconsiglio assolutamente l'acquisto, e quindi ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che mi trovate anche su Telegram, c'è il gruppo e il canale, trovate il link in descrizione, poi su Instagram, su Twitch, dove faccio live da lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 e la domenica monto Gundam alle 21, ma in ogni caso noi ci vediamo al prossimo video.